Visto cuore? Immaginavo. Eh no, perché non si poteva spiegare diversamente, cioè, anche perché voglio dire, come dici tu, essendo il suo lavoro, quindi nel momento in cui c'era stata una richiesta la doveva portare al termine. Vabbè, dai, dobbiamo trovare un'altra soluzione. Bisogna trovare una persona che non ha nulla a che fare con il verme. Lo so che probabilmente sarà difficile perché quello c'ha le mani in pasta ovunque. E io ti posso solo dire che eventualmente, però non so se possa essere una cosa fattibile, ma non credo che magari potremmo mandare qualcuno di mia conoscenza lì. Però il problema è che sono tutti bravi ragazzi, cioè capito, li andremo a mettere veramente in difficoltà. Quindi dobbiamo trovare magari uno del settore che tu sicuramente conoscerai, che non ha nessun legame con lui, assolutamente. Quindi rifletti bene bene su questa cosa e no, anche perché cuore, cioè, non è che le possiamo lasciare là queste cose, se no, prima o poi spariranno. Quindi assolutamente che fai? Tu fai il lavoro e poi qualcun altro li prende. Per gli altri affari, cuore, cioè per il momento dobbiamo stare tranquilli perché vedi, poi nasce il problema, figurati, io una mano te la darei volentieri, cioè se mio fratello, se mi dici di fare questo, figurati, cuore mio, cioè lo sai, non è un problema. Però attualmente non è una cosa che ci interessa. Sì, vabbè, divertiti, vedi, fai, cioè, figurati, cuore. Però il problema è non fare altro, perché poi non sappiamo chi deve andare a prenderli. Ma non perché ovviamente lì poi si sa. E poi arriverà di nuovo quello e bloccherà di nuovo tutto. Quindi per il momento sistemiamo questa situazione qua, assolutamente, perché non possono essere lasciati lì. Non so manco di che cosa stiamo parlando, voglio dire, ma mi interessa poco, diciamo, che sia uno, o che sia 10, o che siano 100, o che sia 0,0001, cioè figurati. È giusto perché questo tuo gesto debba essere portato a compimento, questo tuo affare, insomma, che poi sai benissimo che sono sempre cose che nostre, insomma. Quando dico nostro, ovviamente intendo io, te e l'Anto, sempre, cuore mio, qualsiasi cosa apparteniamo sempre tutti insieme, ci mancherebbe. Tu sai benissimo come sono io, non dirò mai che è una cosa mia, perché sono fatto così, cioè, può essere pure il più bel regalo, però è sempre nostro, cioè per me è sempre nostro. Tutto quello che eventualmente io farò, insieme a te ovviamente, sarà sempre nostro. Cioè, non esiste quello è mio, quello è tuo, no. Cioè, non esiste, perché tu sei mio fratello e quindi è normale che il pensiero deve essere univoco. Babbo, cuore, vai avanti, rifletti e pensa a chi si può mandare che praticamente non debba conoscere assolutamente il verme, non deve avere nessun tipo di contatto, anche se immagino sia difficile. Però, scavando, pensando, ragionandoci, arriveremo a una soluzione. Ma boh, ci sentiamo dopo. Sono andato a comprare un tratto video. Devo sottolineare delle cose. Va bene? Ciao cuore. Un bacio, un cuore e un abbraccio e forza cuore mio, forza, eh? Dai che siamo a un buon punto.